Ragazzi, siamo dentro la fabbrica di Pokéball. Abbiamo appena sconfitto alcuni membri dei Team Fate, a cui altre due scienziate, come Akebia nella fabbrica della centrale elettrica di Luminopoli. Non si sa perché, ma pare che il Team Flare voleva assumere il controllo della fabbrica di Pokéball per catturare Pokémon solo per loro. Così che nessun altro potesse fare amicizia con i Pokémon tranne loro, capito? Quanto sono pezzi di merda questi qui. Vabbè, in ogni caso abbiamo sventato i loro piani, tutto bene, quel che finisce bene, perciò noi adesso vediamo di uscire da questo posto. Ah, ecco, vedi che qui la recluta se ne ha. Ah no, aspettate, qui c'erano le scale, ecco, da qua, da qua, da qua, da qua. Ecco, perfetto, eccoci qua all'entrata. Eccoci, ecco tutti gli altri. Nello scorso episodio avevo battuto le due scienziate del Team Fate piuttosto facilmente. Ha combattuto anche Karen con due, ma siccome io ho i Pokémon livellati esageratamente, perché semplicemente vado a catturare i Pokémon che ci siamo lasciati indietro nei percorsi off camera, mi sono bastati un acqualame di Greninja e un'idropompa di Greninja per finire il lavoro. Sarà possibile visitare la fabbrica adesso? Niente da fare, con lo scoppio che ha causato i Team Flare sono tutti indaffarati. I Team Flare? Ne ho sentito parlare, mica Shanna non sa un cazzo del Team Flare, è vero che solo io e Kai ne avevamo incontrato le reclute. Vuoi dire quei tipi con il completo rosso? Proprio così ho trovato, il Team Flare. Hanno rubato tutte le Pokéball? Ma è terribile, meglio stare alla larga da quei mascalzoni. E noi invece vanno fermati perché non si sa che cacchio vogliono fare. Stanno architettando un piano malefico. Qualcuno dovrà fermare, no? E siccome non lo fa nessuno, lo faremo noi. Anche perché con dei Pokémon a 60, chi non andrebbe a fermare dei super cattivi? Cioè, hai alto fianco dei Pokémon fortissimi. Cioè. La persona giustamente dice: sono ben protetta, vado, c'ho i miei amici super forti, andiamo tutti insieme a battere il male. E invece no, ho trovato si caga sotto e quindi niente. Hai ragione, trovi, ti fai una minaccia. Cosa facciamo adesso? Secondo la mappa, la prossima città è Frescovilla. E allora andiamo a Frescovilla, cioè. Tu e Karen siete incredibili! Di fronte a voi a quei tipacci non resta che arrossire! Ma non esagerate, mi raccomando. Ci vediamo! Grazie. È merito tuo se sono tutti sani e salvi. Però dovrei smettere di fare sempre affidamento su di te. Come posso crescere in questo mio viaggio se continuo così? E beh, infatti. Che non dice nient'altro. Ti do un consiglio, Kalen, cattura più Pokémon e fai una squadra da 6 Pokémon, così sei sicuro e così poi dopo c'hai almeno la squadra al completo e fai salire di livello quei Pokémon lì e saranno fortissimi. Un messaggio sull'Holobox, stavolta l'ho letto giusto. Chi è? Notizia Flash, attenzione, il telegiornale. Un gruppo di malintenzionati ha fatto irruzione nella fabbrica Pokéball nei pressi di Romantopoli. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e non si temono ripercussioni sulla vendita di Pokéball. Ok. Bene, è arrivata notizia sull'Holovox TG Holovox che la notizia si è già diffusa, la notizia della fabbrica invasa si è già diffusa fortunatamente. E vabbè, qui c'è una recluta di Team Flare. Questi completi rossi non sono fatti per correre. Vedi acchiappare quei due mocciosi adesso. Oh, il capo se la prenderà con me. Perché proprio con te? Cioè, scusa. Ah, sì, perché questo qua era quello che stava alla guardia del cancello della fabbrica, è vero? Ma dai, come. Perché mai il capo dovrà prendersela con te? Siete tutti vestiti uguali, come fai a conoscerti? Tranquillo, stai sereno. Cheat. Che il capo mica ti trova. Penso. Vabbè, in ogni caso, come quando nei cartoni ci sono gli scagnozzi dei super cattivi che fanno un pasticcio e non riescono a fare quello che dovevano fare. Dicono, adesso ci ammazza quello, ci picchia, ci fa rossi. Sì,
insomma, ci fa male, insomma, tutto quanto. Si cagano sotto, no, adesso c'è di altre belle. E poi dopo vanno a rifugiarsi chissà dove per non venire scoperti. E dicono quando scoprirà il casino sarò già lontano o cose del genere. Comunque, nello scorso episodio avevo fatto vedere che qua, nel checkpoint per passare al percorso 15, ci stavano in mezzo delle reclute del Team Flag, che ci chiedevano 5 milioni di soldi per passare, e noi dei pezzi di merda, e quindi non ho... Ovviamente non siamo potuti passare. Adesso do un'occhiata, adesso penso che potremo passare naturalmente, ma prima parliamo alla gente dentro il tunnel, dentro il checkpoint. Sì, perché tanto tempo fa Uge fu salvato dal Pokémon a lui più caro. Secondo questa storia antica si trattava di un Pokémon di tipo folletto. Me ne ha parlato un bell'imbusto che ho incontrato in un caffè l'altro giorno. Un professore, pare. Può essere, probabilmente era professor Platan. A Fluxorp c'è una ragazza che riesce a leggere i ricordi dei Pokémon. Forse quella è la dimentica mosse, raga, perché nei giochi di Pokémon c'è sempre il momento in cui si incontra il dimentica mosse, che è la persona che permette di far dimenticare le mosse ai Pokémon. Forse pure quelle insegnate con le MT. Quindi approfitterò quindi quel momento in cui incontreremo la o il dimentica mosse per far imparare alcune mosse ad alcuni Pokémon. In ogni caso, qui vedo che c'è questo tizio. A volte basta una scoperta per cambiare del tutto il nostro modo di vedere le cose. Ad esempio, l'esistenza dei Pokémon di tipo folletto ci costringe a rivedere le nostre considerazioni sulle compatibilità di tipo. Già. Ah, visto? Ve l'avevo detto. I tizi del Team Flash si sono levati. Ora, prima di entrare nel percorso 15, diamo un'occhiata a quanti Pokémon posso catturare. Do un'occhiata alla guida, 1, 2, quanti Pokémon si aggirano, quante tipologie di Pokémon si aggirano nel percorso 15. 1, 2, 3, 4, 5, uno compare in gruppo, 6, 7, in acqua, 8, sempre in acqua, o tra i fiori, 8, ok, sono 8. Poi dopo uno è, non si può prendere perché si trova solo i Pokémon X. Ma che bella musica! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, 8, ok, sono 8 Pokémon. Ma che bella musica, no? Ho letto come si chiama il percorso. Noto come via foglie brune. Ok, sì, è vero, ho visto che ci sono un po' di foglie. Vedo che qui c'è un albero con le bacche. Ho trovato la bacca mela. Così subito scopriamo le strade secondarie. Ma si vede! Ah, che spavento! Che spavento, dici? Spavento tu, dici? Peppe! Che madre in campo Watchog! Che nome Peppe! Non Beppe, Peppe, non Beppe come il... Vabbè. Ok, ho fatto fuori il suo Watchog. E adesso è il turno del suo Swoobat. Swoobat, che è l'evoluzione di Woobat. Che vi ricordo, se tu vuoi far evolvere un Woobat in questo gioco, devi prima fare amicizia con lui tantissimo e poi devi fare salire di livello, ecco. Così si fa evolvere uno Swoobat. Il Woobat, perché vedevate che c'aveva il naso a cuoricino il signore Woobat, Swoobat, ecco. Pidgeot sarà il 58 ed è il turno di Sidra. Continua a lottare. E la Madonna, questa è l'evoluzione di Orsi. Vai, extra senso. La gente continua ad avere Pokémon sempre più potenti, cioè, e con potenti intendo che hanno il livello sempre più alto, e tipo questo è il livello 39, però noi siamo appena saliti al livello 65. Guarda, livello 65, ecco, li vedete?
Però più si va avanti, più allora psico. Però più si va avanti, più rallenta il nostro salire di livello. Scusa, non volevo spaventarti, anche se dovresti dirlo tu a me. Infatti, lui l'ha detto per noi prima, quindi capite. Ok, però prima c'era una tipo streghetta che voglio affrontare, quindi. Salve. Questo mondo è tondo, proprio come una Pokéball. Credibile, una persona intelligente, a meno non è come quelle terapeutistiche di carattere piatta. Cioè, momento di Chai Mecho! Vai, surf! Livello 40. Bello il livello 40, un livello alto, peccato che io sia di livello 65. Cioè, penso che il livello più basso nella mia... vuole imparare 20 in coda Talonflame? No. No, mi spiace, non sono ammesso nella mia squadra mosse che facciano cose e basta. Lucario è livello 49. Penso che il livello più basso nella mia squadra sia 49, livello di Lucario. Che si vinca o che si perda, le Pokéball rimangono tonde. Eh beh, sì. Riusciremo a trovare un po' un primo Pokémon in questo percorso, no? Che ha attraversato due cespugli. Oh, ed incontriamo un Lipard! Lo catturo subito, la catturo subito, anzi, scusatemi. Dai, subito Darkblade. Sì, comunque il Pokémon con livello più basso, quindi la mia squadra è Lucario, di livello 49. Ah, volevi? Vai, faccio il passo finale. Doublet comunque vedo che anche se è a livello 54 i suoi attacchi non sono ancora attacchi one shot. Ok, devo stare attento a non usare una Master Ball per la Master Ball che ci ha regalato il direttore della fabbrica di Pokémon nello scorso episodio, perché proprio guai se butto la Master Ball. Non la, forse non la userò mai, in ogni caso. Che accarezziamo Darkblade perché è stata brava. Ecco fatto. Per accarezzare i Pokémon a fine combattimento bisogna... cioè, dopo che si è catturato un Pokémon bisogna... fregare lo stilo sullo schermo inferiore. Il Pokémon Sangue Freddo, penso che sia della quinta generazione, lei, scusatemi, di tipo buio, si avvicina di soppiatto alle spalle del nemico colpendolo prima che se ne accorga. Non per niente, Lipard sta per Leopardo, quindi... I muscoli tonici del suo corpo gli danno una figura davvero affascinante, se gira silenzioso nel buio della notte. Infatti è molto bello questo Pokémon, esteticamente. Niente soprannomi, via nel box 5. Ok. Qui vedo che c'è qualcuno. No, c'è una Pokéball e basta, ok, un revitalizzante. Adesso devo stare attenta in questo percorso ai... cioè, ai mucchi di foglie, possono esserci dei allenatori qui sotto. Eccolo. Ta-da! Non mi hai chiamato? Non mi importa, eccomi qua lo stesso. Allora, ti ho fatto perdere un colpo, vero? No, me lo aspettavo perché avevo visto il mucchio di foglie. Fatta la sfera di Sallustio. Che manda in campo... ho già visto troppi Quagsire nello scorso... nell'ultimo percorso ho visto troppi Quagsire, quindi evitatemi di tirarmi altri Quagsire in campo. Grazie, proprio... nel frattempo parlando continuo a spuntazzare sullo schermo e non va bene. Riusciremo ad attraversare questo percorso in un episodio? Chissà. Il prossimo è Beartic, un Pokémon nuovo. Vai, ecco, Pokémon nuovo ci va Charizard, perché sì. No, in realtà metto Charizard perché Beartic mi ricordo essere di tipo ghiaccio, quindi... è il momento, vai! Madonna, che figo! Vediamo se esiste il mio lanciafiamme, non credo perché il lanciafiamme è devastante. Ecco. Soprattutto se sei debole al fuoco, cioè come Pokémon. Arrivederci, Beartic! Mica che strage, non ho mai fatto delle stragi, così tante stragi in un gioco Pokémon. Sono più brava di quando ero bambina. Sei fortissima! Sei stato tu a farmi perdere un colpo!
Anche perché rispetto agli altri giochi che ho portato in Pokémon, effettivamente, ma non me ne accorgo, ma livello velocemente. Catturare i Pokémon off camera, sacco tantissimo di livello. Ecco che ho incontrato un altro Lipard. Io sinceramente vorrei trovare anche altri Pokémon se me lo permettete. Tipo un Wachog, qui vedo che si possono incontrare i Wachog. Tipo quello che aveva il primo Pokémon Ranger che abbiamo visto, no? Ok, vediamo di arrivare. Tanto cerco Pokémon io nel mentre. Oh, ecco un Pokémon nuovo, è un Klefki! Klefki! È uno specchio. Ed è un folletto. Quindi non si può toccare con forza finale. Perciò sapete che vi dico, provo già a catturarlo con le Ultra Ball. Questa cattura critica! Porca vacca, ce l'ho quasi. La cattura critica ti... permette di catturare facilmente i Pokémon e... avviene più Pokémon catturi più avviene. No, io adesso vado avanti di Pokémon qua finché non lo catturo. Non posso colpirlo perché è uno specchio, quindi con passo finale intendo. Quindi andremo avanti così per un pochino. Se ho preso una Hunter al primo tentativo senza... Se ho preso off camera una Haunter senza toccarla e al primo tentativo, allora non è certo che posso catturare un Klefki senza toccarlo. Però ci vorrà una bella botta di culo. Boh, forse provo a destabilizzarlo, metterlo su Lucario, che ne so. Boh, prova un spaccaroccia. L'effetto non pensavo. Ma non pensavo che avesse effetto spaccaroccia su Klefki, perché davo per scontato che non avesse effetto le mosse di tipo spettro, perché è un di tipo lotta, perché è uno spettro. In realtà ha effetto perché è anche folletto, vero? Ah, preso. Perfetto. Abbiamo avuto un primo momento di defiance, ma... Vabbè, un po' di affetto per i nostri Pokémon, dobbiamo dimostrare, no? Eccolo qua, che è Klefki, Pokémon portachiavi. Ricordo giusto? Il Pokémon portachiavi. Di tipo acciaio e folletto! Ah, avevo letto male, avevo letto specchio qui sulla guida. Ok, no, invece tipo acciaio e folletto. Ma può essere tranquillamente scambiato per. Può essere tranquillamente scambiato per uno specchio, perché è un oggetto alla fine. Spesso gli esseri umani affidano a questo Pokémon le chiavi delle loro casseforti per prevenire i furti. Si sa infatti che custodisce con cura le chiavi che ama. Ah, l'abitudine di raccogliere le chiavi. Quando vi è attaccato minaccia il nemico agitandole e facendo un gran chiasso. Capito? Come minacciare i nemici. Prendi le chiavi. Vedi come si cagano sotto, non ti toccano più. Qui c'è un altro Pokémon Regge. Sono diventato Pokémon Regge grazie al sostegno di una persona. Il tuo Pokémon. Che non è una persona, ma sono dettagli. Michelino, madre in capo Gabite. Il terzo stadio è l'ultima evoluzione, giusto? Comunque la prima evoluzione è di Gaibol. Poi dopo questo diventerà un cazzutissimo Garchomp. Ma forse noi non faremo in tempo a vederlo, perché ho già vinto. Comunque un drago anche questo. Grazie tante a te, la tua squadra. È stata una bella lotta. È durata 3 secondi, ma vabbè. Qui vedo che posso surfare. Vediamo un po'. Vedo che c'è... È un fiume questo, tipo... Vediamo un po' dove arriviamo e vediamo un po' dove porta. Non porta da nessuna parte, fantastico. Qui non c'è niente, adesso mi cago sotto ogni volta che vedo un... Pokéball! Pipi su!
che aumenta i PV massimi di una mossa. Voglio trovare un Pokémon in acqua, così, giusto per... Ho già catturato due Pokémon, sono lanciata, quindi. Ecco. Bella la musica del surf, non me la ricordavo, molto, molto piacevole. È apparso l'ombre! Un lombre, penso che sia l'ombre o una roba del genere, penso che la E sia muta. In ogni caso stavolta, sono sicura che non sia uno spettro questo, vai. Mi ricordavo prima che Klefki fosse uno spettro e invece no, era un tipo ciò di folletto che ha avuto un attimo di defiance. Cozzata Zen. Aia, pensavo peggio da come l'aveva caricata. Olè. Bravissima Tablet, bravissima come al solito. Niente, niente sfuriata per Tablet. L'ombre, mi dispiace. L'ombre, non so, io ho sempre detto l'ombre, ma va bene. Posto. E siamo a tre. No, tre Pokémon, sì. No, stavolta non l'ho accarezzata. Vale, andiamo a vedere i dati sul Pokédex. Il Pokémon giocoso di tipo acqua e erba. È un po' dispettoso. Se vede un pescatore, gli tira la lenza solo per dargli fastidio. Così, giusto per. Vede il grifo a specchi d'acqua in aree soleggiate. Di giorno dorme su un letto di alghe, mentre la notte è attivo. Quindi se tu vai a pescare di notte devi stare attento, perché altrimenti questi ti prendono la lenza e te la tirano addosso. Così, te la rigetta o contro. C'è qualcuno qua? C'è un Ranger, io volevo trovare un Pokémon. Ehi, vuoi per caso intervistarmi? Perché dovrei voler intervistarti? Leandro, che ha un Vileplume. Bì, che bello questo! Di chi era l'evoluzione? Ah sì, è l'evoluzione, l'ultima evoluzione di Oddish. Beh, io direi mettere in campo Talonflame, cioè un tipo erba, tipo fuoco, sarà molto efficace. Non bravissima Talonflame che hai schivato. La prossima volta che trovo un tipo erba uso Pidgeot. Madò, per poco non la facevo fuori sul colpo. Paralizzata. Dai, so che ce la puoi fare a fare il nitro carica, Talonflame. Bravissima. Non ti ferma nemmeno, visto che non ti ferma nemmeno la paralisi. Vai, punto esperienza per la nostra Talonflame. Livello 50. Comunque a livello 55 e al nitro carica non ha steso un Vileplume di livello 41. Ah, allora non è da TV, eh. Perché stai aspettando qualcuno che ti intervisti dalla televisione? No, ho capito. Fai sentire. Che strano, dedico tutto me stesso al bene del mondo, a proteggere la natura, eppure nessuno mi intervista mai. Sa perché ti nascondi in un mucchio di foglie? E quindi non ti vedono? Vabbè. Oh, che carino, questo è un fungus della quinta generazione. Quanto mi piaceva, era così tenero, così carino. Poi dopo ti paralizza e ti tira il veleno perché è un fungo. E quindi i funghi sono velenosi in natura, ricordatevelo. È sicuro che quelli confezionati non siano velenosi, ma quelli selvatici è meglio non rischiare. Mai toccarli. Che carino, mi è sempre piaciuto il fungus, è tenerissimo. Però porca troia, toccandolo mi sono paralizzata. Ecco, cavolo, che tu recuperi vita, e invece recupera vita. Pochio poca vita, però sei ancora rosso, quindi forse ce la faccio a prenderti. Vai, tra l'altro bello che mi è sempre piaciuto che il suo cappello, che ovviamente corrisponde al cappello del fungo normale, abbia il colore della Pokéball. Così tu lo prendi per sbaglio e lui ti poi ti soffia addosso.
Vai, 343, punto esperienza condivisi. Dati di fungus va nel Pokédex. Il Pokémon fungo non l'avreste mai detto, vero? Il Pokémon di tipo ebbe veleno attira a sé altri Pokémon con la sua forma Pokéball e soffre su di loro le sue spore velenose. Ecco, avevo detto, sarebbe per attirare l'attenzione. Simile a una Pokéball, adesca i nemici e spargia spore velenose. Da dove venga questa somiglianza è un vero mistero. Cioè, è perché in natura un Pokémon abbia l'aspetto di una Pokéball. Probabilmente quello che ha fatto la Pokéball si è ispirato al suo aspetto. Perché la gente si ispira alla natura, perciò sarà andata sicuramente così. In ogni caso, possiamo sempre per la strada. Qui vedo che c'è una coppia. E qui vedo che ci sono anche i fiori. E tra i fiori ci sono altri Pokémon. Quindi prima di affrontare questi due, vedo se qui trovo qualcuno di nuovo. E poi sembra che ci stiamo addentrando dentro delle rovine. Uno Scorpion, non mi è nuovo questo, era già nel percorso precedente. Mi turba quando trovo dei Pokémon vecchi, perché io vorrei affrontare alla prima tutti i Pokémon nuovi. E invece no, mi becco questi. Oh beh. Affrontiamo qui il duo, ma no, prima vado a vedere qui cosa c'è. All'ultimo pezzo, all'ultima foglia. Un altro Scorpi. È un po' triste vedere che due Pokémon sono paralizzati nella mia squadra. È triste vedere due Pokéball gialle su due Poké su sei Pokéball. A posto, minchia ragazzi, abbiamo punto esperienza su punto esperienza in sta serie. E là, dove sono finita? Ho trovato una cura totale, utile questa, molto utile. Probabilmente però non la userò mai perché... Ed è già Pokémon. Oh, qualcuno di nuovo, un Watchog. Una Watchog, scusatemi, il Pokémon tipo scoiattolo. Tipo uno scoiattolo. Che è evoluzione di Patriot, che è un altro scoiattolo, però si trova solo nella versione Pokémon. Piccami su. Selvatico copia le modifiche delle statistiche di Doublade. No, Doublade, sei paralizzata. Ma se io ti tiro una terapia di un'antiparalisi, Doublade, tu eviti di venire paralizzata ancora? Sì, ok, perfetto. Posto, piccami su. Ancora. No, ho capito, ha copiato le mie statistiche. Boh, in ogni caso, brutto colpo. Pronti? È il momento di catturare l'ennesimo Pokémon. Capiterà una volta che riusciamo in cui riusciamo a catturare tutti i Pokémon di un percorso alla prima, tralasciando quelli che si trovano solo in gruppo. Perché quello è un po' difficile trovarli senza il miele. Oh, Greninja sta a livello 66. Lucario al 50, cioè Greninja comunque si sta già avvicinando al livello 70. Madonna. Il Pokémon Sentinella è di tipo normale, attacca sparando i semi delle bacche che ha accumulato nelle guance. Se avete il nemico, trizza la coda. No, perché di solito non ce l'ha trizzata, cioè guardate com'è. Fate entrare il nemico facendo brillare occhi e pelliccia grazie a una sostanza fluorescente contenuta nel suo corpo. Ok? E vedo che siamo arrivati a 29 minuti, direi che possiamo fermare l'episodio qui e... Aspetta, quando siamo usciti dall'erba, ecco. Salviamo e vediamo di fermare l'episodio qui, che abbiamo già catturato un po' di Pokémon, e vediamo di proseguire nel prossimo sperando di arrivare a
Frescovilla, sì, è la prossima tappa, Frescovilla, quindi sì.